Come vengo in video? Quarta giornata di campionato anche per la Tecnocar, che dopo nelle prime tre partite aver assaggiato la vittoria, la sconfitta e un pareggio, ha deciso di orientarsi per i tre punti nella quarta giornata. Di Maio Alessandro, autore del gol pareggio di settimana scorsa nel derby contro la Canegrate Cazzo, oggi autore ancora di una buona partita condita di assist per i suoi compagni, ci racconta com'è stato il 5-2 contro il Noram. Giustamente, come hai detto tu, abbiamo deciso che preferiamo la vittoria. Abbiamo appreso, abbiamo studiato tutti gli insegnamenti di Mr. Luis Enrique in settimana, abbiamo studiato, abbiamo provato ad applicare il tiki-taka. Per cui, niente, no, abbiamo cercato di giocare la palla più veloce perché tanto non correre non corriamo. E niente, ci è andata bene, ci è andata bene, un gran portiere, Marta in porta, ci ha salvati parecchie volte. No, siamo soddisfatti, buona così. La Gazzetta del Derby riportava di un clima in spogliatoio un po' strano dopo la ricezione delle teste di maiale nello spogliatoio verso il traditore della Canegrate Cazzo, Michele Longo. Com'è giocare con il cosiddetto merda? Beh, guarda, ti dico, io sono arrivato quest'anno, sono nuovo, per cui non sono ben addentro a queste cose e ignoro tutto quanto. Ringraziamo allora Di Maio per la prestazione di grazie oggi. Il 5-2 si spera sarà augurio di altre vittorie per la Tecnocar. Buon campionato. Grazie, anche a voi.